Rieccoci, tornati indietro nel tempo. Chiamiamo Reed e rifacciamo tutta quanta la missione fino a che non rincontriamo di nuovo Songbird. Questa volta voglio ascoltare la loro conversazione in macchina. Ti immagini se poi aprivano il bagagliaio perché dovevano mettere via una valigia o qualcosa? Che ci fai là dentro? Che poi lei è bellissima. Lei è veramente fatta benissimo. Proprio bella, bella, bella. Lui è un po' anonimo, però ci stanno. Ok, partiamo da qui. No, aspetta un attimo. Aspetta, sto ascoltando quello che dicono. Potrebbe essere interessante. Esatto. Oh, il a foutu le feu au cul de tout le monde quand il a battu cet avion. Sì. Le risque est élevé, oui. Mais ce travail paye bien. On fait nos parts, ensuite on disparaît. Ah, oh, putain de gueule de bois de sa mère. Fallu que tu fasses ça aujourd'hui. Je t'avais dit de pas ouvrir cette dernière bouteille. Mi dicevi? Sì, però aspetta. Aspetta. T'en penses quoi? De un singe, je veux dire. Je l'ai vu parler au chef de la police et lui donner une petite tape sur la joue comme un chiot. L'autre n'a pas branché. Il n'en fallait pas plus pour cerner le personnage. Sì. C'est un enfoiré coriace et un homme dur. Il survivra a tutto ciò che... Non ne sono sicuro. Dur, just come je les aime. S'ils ont l'endurance qui va avec. Vi, non ti resta molto tempo. Un secondo. Un secondo. Ah, au fait. Le mort, Slider. Est-ce que tu as appris quelque chose sur lui? Il avait volé tout le monde autour de lui. Son propre gang, Hansen, et quelques pauvres types aussi. Ah, parlano di del tizio morto. Che stai aspettando? Non c'è più tempo. Fallo. Sì, sì, lo faccio ora. Blind and Dent. Putain. Ok. Vabbè, ora lo facciamo. Qualcuno ha preso il controllo. Emric, sono all'allarme. On a besoin d'aide. Effettivamente siamo più lontani rispetto all'altra volta. Più che altro, avendoli ascoltati fino alla fine, abbiamo avuto molto meno tempo per l'ice. Mi chiedo se ce la facciamo. Vai, vai, dentro, dentro, dentro. Ecco fatto. Ehi, ma che cazzo. Purtroppo non c'era bisogno di farlo. Ottimo lavoro, V. Lo so. Non mi lamento neanche perché purtroppo già... Ma vi servono ancora i loro codici. Sappiamo. Bisogna perquisire Horror. Lo so. Questa volta però abbiamo una cosa in più da scaricare. Blind and Deaf. Sotto lago codice 94129. Grazie Horror. Ok, codici trasferiti. Mi spiace però, Tesoro Voodoo. Non male, dai. Ok, rieccoci di nuovo in questa zona. Voglio riprovare a rifare la conversazione con Kurt e vedere se cambia qualcosa. Questo è il cuore del nostro piccolo impero. Piccolo mica tanto. Buonasera, colonnello, buonasera. Voglio provare a chiedergli del coltello questa volta. Visto che tra le armi che abbiamo trovato il coltello non c'era. Non abbiamo fretta. Non ne dubito. Ho sentito che non sei un tipo sbrigativo. Mi prendo il mio tempo. Non spreco tempo ed energie con questioni insignificanti. Così dicono. È per questo che estrai i tuoi ricordi e li conservi in drive esterni. Esattamente. Per mantenere la mia igiene mentale. Un'economia spirituale. Crede in Dio, colonnello Hansen? In quale Dio? Quale? L'eurodollaro? Il potere geopolitico? O il Dio cristiano? No, sono tutti una perdita di tempo. Chiaramont. Capisco. Allora sono curioso di sapere come se la caverà al termine di questa vita. Cambiando discorso, vi siete divertiti al Black Sabbath? Moltissimo. Mi hanno riferito che le puntate erano molto alte. Sì, e abbiamo perso tutto. Spero che ne siate usciti più ricchi e più felici. A dire il vero abbiamo perso tutto. Alla fine della serata abbiamo perso tutto. Ma il gioco d'azzardo è così. Ah, a giudicare dal tuo tono... Non ti infastidisce più di tanto. I soldi vanno e vengono. Apprezzo il denaro, ovviamente. Ma non lascio che controlli la mia vita. Sai che si dice delle grandi menti? Non mi sorprende che ci ritroviamo a concludere affari insieme. Mi fa piacere.
Il Black Sapphire è il mio fiore all'occhiello. Ho lavorato sodo per renderlo una tappa obbligata per l'elite di Night City. Ha fatto benissimo. La sua gestione dello stadio è davvero notevole. Forse ancora più della serata al Black Sapphire. Già. L'uno non sussiste senza l'altro. Per fare miliardi con il traffico di armi, prima bisogna riempire di milioni le tasche dei potenti. E quello è vero. Lo stadio è parte integrante del mio lavoro a Night City. Interessante. E quale gemma rara ti ha portato dall'altra parte? Il problema è che io non so fare a queste quali altri sono d'epoca. Però io vado sul sicuro. Forse conosce un certo Grayson? Voleva vendermi una... Vado sul sicuro perché le altre due non so se sono d'epoca o meno. Tutti conoscono Grayson e quella rockstar. Sì, ricordo di aver sentito di quell'affare. Vaughn è saltato. Grayson si è comportato da idiota. Ci ha ripensato all'ultimo minuto. Prego, ho della vodka. Servitevi pure. Io non mi servo, grazie. Questo giro provo a fare il contrario. Spero di non offenderlo più che altro. Davanti agli affari, ma insisto, un brindisi simbolico. Cerchiamo di non offenderlo, però. Non ho mai saputo dirlo meglio. Simbolico, sì. Lo so, non è un'usanza americana, ma gli amici siberiani mi hanno insegnato ad amarla. Ad molti amici non piace davvero gli americani. Proviamo a non bere. A quanto pare a molti amici. Sono stato in molti posti. Ho storie interessanti da raccontare. La Siberia è stata una tappa come tante altre. Sei un uomo che ha viaggiato molto. È più facile contare i posti in cui non sono stato. So dove trovare quello che nessun altro ha e chi chiamare per averlo. Ci sono due modi per costruire una solida rete professionale. Uno è viaggiare, l'altro finire in prigione. Coltello interessante. Colonnello, posso vedere il suo coltello? Certamente. È un coltello da caccia tradizionale Yakuto. Ho passato un po' di tempo nelle Filippine. Da allora ho un buon occhio per le lame di qualità. E si vede. Affascinante. Una vera... Spero di prendermela allora. Ad ogni modo, Emerick, ho chiesto un po' in giro per le dovute verifiche. Mi dicono che 3 anni fa lavoravi alla Petrochem. Esatto. Raramente le corporazioni si lasciano sfuggire talenti del tuo calibro. Come ti sei sottratto al contratto? Non mi ricordo. Colonnello, è difficile da credere, lo so, ma non mi ricordo. Conservo i miei ricordi in drive esterni e mi hanno rubato i drive di quel periodo. Già. Mi scuserà, vorrei risponderle, ma non posso. Figurati, non c'è problema. È stato più facile del previsto, eh. Possiamo cominciare, il nucleo è pronto. Ricordate, è stato molto meno sospettoso questa volta. Inserisce codici d'accesso, l'altro resta con me. Resto, vado io allora. Per restare. Esatto. Ho un piano per quando avremo la matrice neurale. Voglio attivare la rete locale, bypassare le difese, prendere l'intero stadio ostile e filarcela nel caos. Sai, dopo aver fatto l'altro finale, credo che mi sentirò molto meno in colpa a fare questa scelta. Nonostante comunque sia giusto che anche lei abbia la sua libertà, per carità. Ma voglio vedere anche questo finale. Per ovvia ragione. Ascolta, 2 minuti e sono. Appena Hansen muore, ce ne svegliamo. Guarda, sicuro. Bloccherò l'accesso a questa stanza. Alex e Reed non vorranno rischiare e se ne andranno prima. Eccolo, in tutto il suo splendore. Non preoccuparti per noi, ho pensato a tutto. Ho la pianta dello stadio, so dove andare. Allora, procediamo? Mi spiace, Somi. Io ci sono. Ma questa volta andrà diversamente. Vi grazie, davvero. Grazie di esserci. Solo un altro po'. Non credo che mi ringrazierai dopo. Ok, tocca a te. È il momento dei codici di accesso. Lo faccio per il tuo bene, Somi. Mi spiace. Rilassati, Somi. Ci siamo quasi. Ancora un po'. Credo che abbia capito, sai?
Non vorrei esserne sicuro. La matrice neurale. Kurt, abbiamo un problema. No, io mi occupo del mio. Pensavi che avrebbe funzionato. Ha sgamato subito. Sobi, tu non sai quello che fai. Oh sì, invece vi. Mi sto salvando la pelle. Esatto. Aia, povera Alex. Funziona, Vi. L'icebreaker sta passando. Meno male. Perché? Perché? Perché volevi fregarmi? Non ti rispondo. Mi spiace. Niente. Non capisci niente. Disse lei. Cosa? Disse quella che voleva fregarci. Che cazzo succede? In realtà no, però. No, Vi. Sei stato tu. La sua morte. Tutto questo è colpa tua. Porella, ma. Cioè, oddio, poverella un cazzo. A tutta gravità, a tutte le cazzoni, vedrà la linea infantile. Porca puttana. Ciao, Johnny. Di essere caduto nel pozzo di un ascensore. A dir poco. È andata bene. È stato come frantumarsi in mille pezzi. E al tempo stesso essere ricomposto. Non ho armi. Oh no, ce n'è una. Com'è successo a lei? Ti ammazzo. La mia testa. Servono rinforzi dal staff. Viri. Ma se. Fondi. Somi. Ha reagito. Non funziona. Ha superato il Blackpool. Oh cazzo. Che è successo? Ha perso il controllo. Alex è morta. Alex. Mi spiace. Non c'è tempo. Ecco fatto. Ecco fatto, grazie al mimetismo ottico non ci ha visto nessuno. E niente, ci hanno visto sto giro. O meglio, ci hanno sentiti. Ma finché rimaniamo invisibili, nessuno ci può trovare. Ecco fatto. Ho bisogno però di un'arma più veloce del revolver. Ecco qua. Prendiamoci il mitra. Ottimo, così non ci vedono. Eccoci qua. A posto. Madonna mia, che soddisfazione devastarli tutti così, eh. La tua roba, non dimenticarla. Lo so, tranquillo. L'ascensore è andato, passa dal mercato. Ci vediamo dall'altra parte. Prendo tutto, aspetta. Ecco qua. Addio. Mamma mia. Che soddisfazione vederli esplodere, sta gente. Ecco qui. Ah, oh, che bello. A sto giro però non c'era Murphy? Oh, cavolo. Volevo rubarglielo il bastone, ma mi sa che lo incontriamo più avanti, dai. Massacro. Eh sì.
Una vera e propria carneficina, V. Mamma mia, che esplosione. Sul fianco, porca puttana. Sul fianco ti sparo, tranquillo. Ecco fatto. Brutta storia. Brutta storia per davvero. Ecco qua. Sempre molto utile sta pistola. Il robottino che intanto si è alzato e si è abbassato. Addio. Cristo santo. Madonna mia, sta pistolina è fantastica. Madonna mia, due con un colpo. Mamma mia, sta pistola è fantastica. Niente, c'è un muro invisibile per lui. Colonnello, dove si nasconde? Devi muoverti. Che è successo? Kaboom! Ti ripago col sangue, ti ripago col sas. Avversario migliore di te hanno provato a ucciderti. Ah sì? Credi davvero di avere una possibilità? Io sì, tu Kurt. Qualcuno c'è mai andato così vicino? Andarci vicino è il massimo che puoi sperare. Sì, come no? Disse l'uomo che è già morto. Io ti sto sparando con una pistolina, tu con un mitra. Sapevi che avrebbe fatto una brutta fine da quando vi siete divisi. Cazzo, forse lo sapevi. Dio mio. Le persone non sono pedine per me. Cosa mi ha lanciato? Cosa cazzo mi ha lanciato il coltello? Porca troia, però questo è forse l'avversario boss più forte che abbiamo incontrato ad oggi. È molto più forte lui ad oggi che Adam Smasher. Poi ovvio non l'abbiamo ancora rincontrato Adam, potrebbe essere migliorato. Certo, l'ho sottovalutato, eh. L'ho sottovalutato perché l'ho sottovalutato. Cazzo. Beccati questo. Ok, e i soldatini ce li siamo già levati. Avversari migliori di te hanno provato a ucciderli. Colpo finale. Ah, non posso? Vabbè, certo. E qualcuno di loro ti ha mai colpito con sto coltello? Beh, siamo già al 30%, bello. Sì, stavolta col... Ah, ma... Te lo lancia davvero in automatico il coltello! Grosso errore, coglione! Sei pronto a raggiungere la tua amica? Colpito! Avrebbe fatto una brutta fine. Sì, lo sapevo, bello. Eppure, stupidamente, l'abbiamo aiutata lo stesso. E da quando vi siete divisi? Cazzo, forse lo sapevi ancora prima. Colpo finale. Finisci, Hansen. Capo branco di Dogtar. Minchia, che manata. Il cadavere. Grazie, V. Il cadavere. Questo è per Alex. Ah, ok. Minchia, meno male. Beh, dobbiamo dire che a sto giro ce la siamo cavata molto
più egregiamente. Certo, la scelta non vale sicuramente abbandonare forse Songbird un coltello in base alla sua libertà. D'altro canto, però, ora che abbiamo un po' più di confidenza in realtà con col tutto, credo che dovrò rivedere un po' tutta la build del personaggio. Comunque, fa vedere il coltello. Moltiplicatore danni alla testa, probabilità di sanguinamento. Non è neanche chissà cosa. La serie di attacchi corpo a corpo aumenta i danni inflitti. Che però in realtà qua non te lo dice, o meglio te lo dice solamente la pistola. Dopo aver colpito la gamba con il coltello, sparare a questa aumenta i danni. Comunque, colonnello, è questa la vera, diciamo, bomba che ci regali. Onestamente, tutto il resto è un po'. Corridoio a sinistra, ma occhio, alla fine si apre, non ci sono molti ripari. D'accordo. Oh, stavolta è vero, usiamo l'ascensore. Con Somi non l'avevamo usato. Bello però il coltello. Madonna mia. Preso. Preso. Stupido robottino. Chissà se per puro e stupido caso muoviti, le cose si scaldano. Tu ti dimentichi di prendere tutte le tue armi. Minchia. Entro, entro. Guida. Andiamo. Spariamo. Beh, mi spiace per i soldatini, ma Kurt è morto. E questa volta per mano mia. Ok. Ok, rapporto sulla situazione. Alex morto, Kurt è morto. Alex è morta. Songbird è andata. Non so se è ancora lei o cosa. Una specie di A selvaggia. Ah, non lo so. Cazzo. La troveremo. Reed, la troveremo. Una cyberpsicopatica del genere non passerà inosservata in città. Giusto. Trovarla è della massima priorità. Potrebbe aiutarci anche Mr. Enz. Dove? Potrebbe essere ovunque. Controlliamo lo scanner dell'NCPD. Se qualcuno ha visto Somi, bersaglio di classe Omega. Ripeto, bersaglio di classe Omega. Max Tuck in arrivo. Addirittura. A tutte le unità, a tutte le unità. Max Tuck sulla scena. Beh, effettivamente non ha senso. Intervenire. Ripeto, non intervenire. Guarda, V della Max Tuck. Non chiediamo. I figli di puttana sono veloci. Bersaglio di classe Omega. Ripeto, bersaglio di classe Omega a piede libero. Max Tuck in arrivo. È lei. Ha perso completamente il controllo. Max Tuck in posizione. Occhi sul bersaglio. Va bene. Non sparate, il bersaglio si comporta in modo... Mulla madonna! È a terra, sembra priva di sensi. Esatto, l'hanno presa perché era... era andata, non per altro. Beh, dobbiamo liberarla ora, bersaglio o meglio. Abbiamo ancora una cosa da fare. Signora Presidente, ci sono novità. Dimmi. Per il momento siamo compromessi. E la polizia ha preso in custodia Songbird. Non ho influenza sul governo della città. È un problema che tocca a te risolvere, Reed. Fantastico, sai che novità? Ricevuto, la porterò a Langley. E ricorda, la voglio viva. A Langley? Credevo che il piano fosse farle qualche domanda. Aiutarla a tornare a casa. Beh, sarà dura parlarle nello stato in cui è ora. Quello è vero. Ti è sfuggito qualcosa? Non c'è altra opzione. Adesso l'agenzia deve prenderla in custodia. Può ancora aiutarla e aiutare te. Speriamo. Quindi, ora che si fa? Ci mettiamo al lavoro. Prendi Lolo, io faccio lo stesso. Chiamiamo chiunque ci venga in mente. Ovvero? Contatta un netrunner di cui ti fidi. Uno in grado di entrare nei sistemi dell'NCPT. Ne conosciamo qualcuno? Reed, la troveremo. Lo so. Se eravamo solo più intelligenti. Chiama un netrunner che ti aiuti con la Max Tuck. Chiama Mr. Enz.